Ci sono artisti che nelle loro opere riescono a rappresentare alla perfezione se stessi. Con le pennellate, con i materiali che utilizzano, ci fanno scoprire gli ampi spazi della loro fantasia, rendendola reale. Così potremmo definire Paola Moglia, artista cremonese, che con i suoi quadri ha incantato e conquistato il pubblico italiano e straniero. Parrucchiera nella vita, Paola riesce a conciliare il suo lavoro con corsi di pittura e esposizioni, arrivando fino agli Stati Uniti d'America. Ho fatto mostre alla Biennale di Venezia, alla Triennale di Roma, qui a Cremona, che sono felicissima della mia città, e poi mostre anche a New York, che è stata l'ultima che mi ha dato molta soddisfazione, che è stata una cosa, proprio una sorpresa, perché l'avevo già persa questa mostra, che era stata rimandata due volte per il Covid, no? E poi dopo improvvisamente è scattata questa telefonata, e quindi con molta soddisfazione ho esposto con 8 quadri in una galleria abbastanza prestigiosa in centro New York. I quadri erano quadri sull'arte sempre informale come faccio e soprattutto materici, tutti materici. E sul vulcano della notte, più che quello che volevo rappresentare era proprio una scelta molto ampia sui toni del colore, sui cromatismi, sulla materia, come è stata sviluppata nel quadro, no? E quadri molto solari, molto vivaci, ho scelto questa tendenza. Paola dipinge seguendo il filone dell'arte informale, corrente pittorica nata negli Stati Uniti negli anni 40 del secolo scorso, che si caratterizza per il suo espressionismo astratto. Grande interesse anche e soprattutto per il materiale utilizzato. Io dipingo soprattutto informale, no? Arte informale, e faccio molta ricerca dei materiali, quindi dal plexiglass al materico, al ferro arrugginito, all'acciaio. Ecco, questo è l'ultimo materiale che sto lavorando, come si può vedere qua accanto i quadri, no? E direi che mi dà molta soddisfazione, anche se è molto difficile perché è un materiale molto duro, molto così, però lo abbino anche a pietre preziose tipo il quarzo bianco, così, altre cose, e sono venuti fuori dei quadri interessanti. Tanti progetti in campo, presenti e futuri, in un viaggio artistico che collega il comune mantovano di Curtatone con Procida, passando per la chiesa di San Domenico di Crema. La mostra di Curtatone è stata una cosa veramente grande soddisfazione che ho avuto, e ho esposto a giugno e ho presentato il mio progetto, che l'idea era quella di aprire il comune all'arte, no? Questa cosa che mi piacerebbe portare anche nella mia città, no? Cioè, perché noi artisti abbiamo pochi spazi espositivi, e quindi dare la possibilità anche ai comuni di aprire le porte agli artisti è un'iniziativa molto bella. Io ho incontrato questo sindaco molto in gamba, Carlo Bottani, e ha aderito alla mia idea, così, e sono riuscita a fare questa mostra all'interno del comune, molto 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 bello veramente, e con 40 quadri. I progetti futuri è una mostra a San Domenico di Crema dal 13 al 28 novembre. E un'altra mostra che invece ci tengo particolarmente è quella a Mantova, alla Casa del Mantegna, che è molto più impegnativa perché dovrei portare sui 70 quadri. Con questo numero di quadri mi sono preparata durante il Covid, no? Che ho dipinto molto, e lì ho prodotto anche cose abbastanza buone, no? Che mi permettono di fare questa mostra, che è molto impegnativa. Bello, complimenti veramente a tutti gli artisti naturalmente che ospitiamo nella nostra trasmissione, complimenti naturalmente anche al nostro Andrea Colla che li sta appunto andando a conoscere, cercando di capire anche degli aspetti nuovi.